Allora, cosa succede quando c'è il commendator Bestetti che sta lavorando nel suo ufficio, come lavorano tutti i commendatori milanesi? Si apre la porta, entra la moglie come una furia e comincia a dargli delle borsettate sul coso. So tutto, so tutto, so tutto, vai al night tutte le sere. E lui dice, no, ma le minga vera, qualche volta c'ho un cliente che non sa, straniero, lo porto a... No, tutte le sere, ho capito, il conto in banca, all'UBS che diminuisce, sei tu che spendi i soldi così, ma le minga vera. No, stasera vieni, ma ci vengo io, vieni con me. E il povero Bestetti alla sera deve andare al night con la moglie. E gli dice, ma le minga vera, vengo qualche volta. Scende dalla macchina e subito li butta fuori i dennai e dice, buonasera, commendatore Bestetti, te vedi, te conosce anche lì. Ma no, le minga vera, questo qui. Entra e c'è la sigaraia, i suoi sigari preferiti, caro commendatore Bestetti. Te vedi, entra dentro, c'è il medico e dice, il suo tavolo in prima fila, commendatore Bestetti. E va al tavolo, la moglie non ne può più. Poi ve la faccio breve, c'è lo striptease di Prammatica, la signorina si toglie qualcosa, fa così e dice davanti a tutti, e questo reggiseno a chi lo do? E tutta la clientela in coro, al commendator Bestetti. E a questo punto non ne può più, esce, si precipita, basta, vado all'UBS, ti denuncio la finanza, no, aspetta, senti, scusa. Lei esce, prende un taxi, lui riesce a rincorrere, apre la portiera, si fica dentro, lei continua, cucita me fa, basta, adesso è finita. A un certo momento il tassista frena, si volta e fa, commendator Bestetti, noi di troie ne abbiamo caricate tante, ma una brutta, veggia e cattiva come questa qui, mai.